Allora, io sono piacevolmente assiso, diciamo, su questo divano, lontano dalla pazza folla, possiamo dire, perché siamo accanto a un camino, siamo venuti a trovare una pittrice, ma non solo, perché io qui ho un libro che è a memoria di una pittrice per bene, un romanzo, Simona Veller, Avagliano Editore, il camino appartiene a lei, non solo quello, è tutto quello che vedete. Grazie innanzitutto. È Grazie vero, via dalla pazza folla, lo possiamo dire, insomma, qui siamo tranquilli, insomma, nel silenzio. Silenzio. Perché questa Okay. scelta? La scelta di Calcata e di questa Di casa? Beh, stare così tranquilli per proprio l'hai già lavorare. detto, perché io dipingo e scrivo come farei nella Ma folla. c'è qualcuno che si trova bene magari in mezzo un po' più al Sì, caos? infatti c'è gente, ma non sono io. Cioè io ho bisogno di concentrazione, di silenzio, di uno spazio particolare, dei miei libri intorno, dei miei quadri, e Qual è quindi. la cosa di cui hai bisogno di più nel momento in cui proprio crei, scrivi, dipingi? Qual è la cosa, per esempio, non so se c'è un oggetto, se c'è qualcosa di particolare che devi avere proprio accanto? No, sai qual è l'imbarazzo? È che quando io creo che cosa? Il quadro oppure il libro è Libro in questo caso, diverso. esatto. Allora, stiamo parlando del libro. Sì, infatti mi metto tutta un'attrezzatura di. Innanzitutto scrivo a mano, guarda, ci manca la penna d'oca, ma me l'hanno pure Ah, non usi regalata. computer No, proprio il a computer lo mano. uso tramite marito, a cui detto quello che ho scritto, per cui so che cos'è perlomeno. Però scrivo a mano, quindi ho un rapporto fisico, Proprio con la proprio con scrittura, la sì. scrittura di tutto il corpo. Quindi ho una piccola scrivania di mia nonna, mi metto vicino a una finestrella che dà sui tetti dove passeggiano gatti, colombi e altri Proprio animaletti e l'immagine della comincio. scrittrice Sì, ufficiale, proprio insomma, proprio romantica fino esatto. alle midolla. Proprio Sì, romanticissima. Prima romanticissima, mi dicevi, esatto. se parliamo della pittrice o della scrittrice nel momento in cui crei, no? Qual è la cosa Sì. che, per esempio, per le persone, insomma, ecco, che comunque non fanno questo tipo di lavoro, che cosa cambia tra scrittrice e pittrice nel momento in cui si decide di creare? Tu hai detto, dici, in questo caso parliamo della scrittrice, la pittrice invece cosa fa? La pittrice ha un atteggiamento intanto legato alla manualità e quindi ci sono tutta una serie di operazioni prima di arrivare all'opera che riguardano la scelta dei colori, la scelta dei supporti, la scelta del soggetto, cioè, insomma, c'è tutta una preparazione tecnica, no? Che va Che fatta va poi? fatta, mentre la scrittrice. Foglio bianco, penna e scrive Basta in quello, il gatto qualsiasi che angolo, il passeggia, gatto che insomma. passeggia, eccetera. Invece la pittrice no, deve avere la famosa stanza tutta per sé che diceva Virginia Woolf. Esatto. In realtà non è tanto per le scrittrici quanto per le pittrici, perché se tu non hai uno spazio adeguato, come fai, insomma? Qui come ve lo siete creato lo spazio? Insomma, lo spazio che ce n'è tanto, voi poi insomma vedremo delle cose eccetera, qui ce n'è veramente Certo. tanto di spazio, pieno di cose. Come ve lo siete creato però? Qual è Beh, stata la cosa che va? innanzitutto io sono in questa casa, io mi identifico, voglio dire, Ed è importante. ed è la casa che io mi sono conquistata con i miei quadri, vendendo, insomma, col mio lavoro. E me la sono conquistata in un paese che era diroccato, perché Calcata, 25 anni fa, quando noi siamo arrivati, un gruppo di artisti, l'architetto portoghese, per esempio, che mi segnalò che era il caso di venire ad abitare qua, era una casa, insomma, mi ricordo mia madre disse la frase: che coraggio, figlia mia, perché c'erano proprio, non dico macerie, ma quasi, quindi non, niente a che vedere con quello che vedete oggi. Però si capiva che c'era una Che struttura c'era un'anima, bella, insomma, che che c'era pulsava poi, che un'anima, c'era. che, non so, per esempio qui c'è il soffitto alto che mi piace molto, il camino, questo è un camino che avrà secoli, io mi immaginavo, Cosa mi immaginavo che questo immaginavi? per esempio potesse essere una torre di guardia, che qui c'erano dei soldatacci, che ne so, cioè cose di questo genere. E però mi è piaciuto perché insomma, la struttura era questa, io sono entrata e c'era questa stanza, naturalmente non così, però so, il camino era dipinto di marrone, le travi di verde, però gli abbaini al piano di sopra, la stanza col fantasma, tutte queste Come la cose, stanza col sì, c'è la fantasma? stanza col fantasma. La stanza col fantasma? Com'è? È bella questa, io non la sapevo, questa cosa. La stanza col fantasma è No, bella, è amico. molto carina. È una stanza, dunque noi abbiamo trovato delle mappe della La casa. possiamo vedere dopo? C'è il Sì, fantasma? sì, Sarà. sì. No. No, il fantasma non si secca, è un amico. Ah, sta, ok, È una perfetto. persona, sei una persona molto,
Noi parliamo di fantasmi, poi non so se sentite che c'è la pendola che sta scadendo. Ecco, insomma, la cosa mi pare giusto. E come è fatta? Cioè, perché la stanza del fantasma? Insomma, che perché noi abbiamo scoperto in una mappa, cioè ci sono le mappe di tutte queste case antichissime, questa sarà del 400, e c'era scritto Arcova del Principe. Allora, questa cosa ci ha fatto fantasticare molto, e quindi abbiamo scoperto che tutto questo palazzetto era collegato a un principe che veniva ad abitare qui e aveva lo ius prime noctis in questa stanza. E quindi facciamo furbacchio allora. No, questa cosa l'abbiamo scoperta dopo episodi che non mi va di raccontare perché voglio parlare particolari. Molto particolari. E abbiamo collegato il fatto, capito? Che questo fantasma aveva quest'aria molto seduttiva, diciamo. Quindi questa è, voglio dire, la casa è legata. E nel libro che rifà il verso a memoria di una ragazza per bene, esatto, della Simone de Beauvoir, c'è la storia, dunque, c'è la storia di questa pittrice che abita in una casa simile a questa. Questa pittrice non si chiama Simona Weller, ma si chiama Laudonia Giglioni, nome di una mia antenata. E un nome bello imponente. Sì, bello imponente, bello imponente, poi insolito, no? Per cui... E ci sono un po', c'è la storia di questo archivista che entra in questa casa, e la casa è raccontata, comincia proprio, se vuoi leggere la prima riga, ti può divertire leggere. Questo qua o del libro? Dici? No, del libro. Del libro? Io vado a cercare. Quando Barba è arrivato in questa casa, questa qua? Quando Barba è arrivato in questa casa, sulla rupe di un antico borgo medievale, era già estate. È una casa piena di scale, stanze, camini, travi e fantasmi. E c'è. Infatti. È arrivato anche qui, insomma. Infatti. Quindi quanto c'è di tutto, di quella che poi è in sostanza una vita bella, no? Credo si possa definire intensa, così, beh, certo, intensa, di incontri, certo, di cose. Certo. Che cosa c'è e che cosa non c'è? Perché magari, non so, è argomento di un prossimo libro, che non è, insomma, il primo libro questo, certo, è certo, l'ultimo di una serie di cose. Infatti dice che non bisogna dire ultimo. È quello di fresco. più recente. Quindi che cosa c'è e che cosa manca di quello che vediamo qua, per esempio? Questo è l'ennesimo libro che io dedico, a Vagliano permettendo, perché si è innamorato di questa tematica, a una donna artista. Sono partita da Angelica Kaufmann 700, Suzanne Valadon nell'800, modella di pittori, poi sempre Suzanne Valadon nel 900, però diventata pittrice affermata. Poi questa pittrice rappresenta un po' tutte le mie coetanee, cioè quelle artiste che hanno affrontato nel dopoguerra l'idea di diventare un'artista, non televisiva né della canzone, ma delle arti visive. E quindi c'è questo, poi ci sono gli incontri, i viaggi, c'è un grande viaggio. Manca la parte, diciamo, la parte più intima, più segreta, cioè manca, io qui parlo di grandi artisti incontrati, da Duchamp a De Chirico, da Miró a Turcato, ai poeti come Sandro Penna, Cesare Vivaldi, ma ne ho incontrati ben altri, voglio dire, non potevo fare un'antologia di incontri. Fatto un po' una cernita, insomma. Fatto una cernita che riguardava la formazione di quest'artista, no? Che ovviamente tutti diranno, sei tu, ma sembra quasi un peccato parlare di autobiografia, dico, quando abbiamo avuto un Proust che modestamente, no, che scriveva. Però che bello poter fare una cernita in vita. Sì, appunto, poter scegliere fiore da fiore, quello che e poi anche può essere interessante per chi legge, perché quante cose leggiamo che non ci interessano affatto, allora, dovendo rappresentare un artista della fine del Novecento, che ha fatto certi incontri, che ha avuto tutti i passaggi, il femminismo, i figli, i divorzi, i tre mariti, eccetera, dico, vabbè, insomma. Alla fine, insomma, c'era da raccontare. C'era da raccontare, anche troppo. Senti, una curiosità, visto che siamo qui proprio, insomma, a casa vostra, la donna, la pittrice, la scrittrice corrispondono in quello che è proprio quello che noi vediamo? Cioè, sono la stessa cosa, oppure magari la pittrice differisce un po' dalla scrittrice, che differisce un po' dalla donna?
o è tutto uguale? Quando io vivo, chiaramente sono una che si emoziona per certe cose. Quelle che ama, sono però? Ecco, le differenze, quali possono essere se ci sono? Beh, io sono un'edonista, amo molto la vita, ecco, sono una biofila. Bellissimo. Ti piace? Biofila. Amante della vita. Amante della vita. E per cui questo porto è circolare nel mio lavoro. Questa è la cosa in comune. È la cosa in comune dappertutto, quindi non mi arrendo mai, prendo gli schiaffi con, insomma, non è che mi piacciono, però reagisci. Reagisco e non porgo l'altra guancia. Allora sì, reagisci. No, cioè, reagisco proprio, capito? Cioè, anzi, mi sono utili per alzare la testa. Piegati, giunco, che passa la piena, no? E questo. Quante battaglie hai vinto in questa casa? Qual è stata la battaglia più difficile da vincere, per esempio? Se c'è stata. Beh, ma direi che questa, siccome è la mia casa, io ho altre case, ma sono di famiglia, dei figli. Questa è proprio, diciamo, cioè, quella che t'appartiene. Allora, in questa casa io sono padrona di ospitare chi mi pare, dire tu non mi piaci, te ne puoi pure andare, per esempio. Questa è una battaglia, se vogliamo. Sì. Cioè, sì. Riuscire a non essere vittima di chi passa, no? Perché prende e entra, no? Cioè, questo è un borgo, quindi chiaramente c'era un po' questa abitudine di un eccesso di apertura di porte. Sì, a me piace, io sono ospitale fino a un certo punto, insomma. Qual è il prototipo di persona che proprio non ti piace, che in qualche modo possa arrivare qua, insomma? A volte capita, no, di dover aprire le porte di una casa, magari perché è amico di un amico di un amico, e quindi capitano tante persone. Sì, è vero. Però il prototipo, insomma, quello che proprio... Quelli che mi raccontano la mia vita senza farmela capire. È una battuta di una canzone di Iannacci. Uh-huh. Cioè, io ti racconto un episodio. Sì. Qui una volta entrò un amico di un amico, eccetera, come spesso succede, sì, e e mi parlò di Simona Weller. E noi gli dicevamo, guarda che Simona Weller è lei. No, perché sai, io so perché... E mi continuava a raccontare delle cose che mi riguardavano, come se io non esistessi. E allora, questo è un prototipo di follia vera, cioè di gente che è convinta. Cioè, no, diceva, no, tu non sei Simona Weller. Dico, guarda che te lo devo dimostrare. Cioè, ti raccontava appena finita. Mi raccontava una mia storia d'amore, insomma, per dirla in breve, no? Con una persona, questo è per dirti l'esempio di quello che può succedere, insomma. Noi abbiamo ancora tante curiosità, adesso facciamo una piccolissima pausa. Sì, la famosa pausa. La famosa pausa. Torniamo tra poco. Tutto su quel fiore, non mancate. E siamo sempre a casa di Simona Weller. Io ho una curiosità, visto che questa casa, insomma, è così bella, ci sono le tue opere, ci sono le cose che credo abbiate raccolto nel corso di viaggi, per esempio. Non so se magari siete persone che quando vanno in viaggio si portano delle cose. No. Meno? Meno. No, sono cose più di famiglia, di viaggio delle altre vite, insomma. È bellissimo questo. Qual è la cosa di famiglia alla quale sei più affezionata, per esempio, che possiamo vedere qui? Che c'è? Beh, c'è proprio tutto, eh. Tutto, cioè, quanto? Sì, sì. È una cosa, per esempio... Perché io sono stata una sradicata, per anni ho vissuto in modo molto bohemien, quindi adesso, in tarda età... Una sradicata anche, cioè, veramente trovi coni delle cose nuove, sradicata è bellissimo. Perché sradicata? Beh, perché sì, perché tanto, no, perché la mia famiglia era molto dispersa, perché ho viaggiato molto, sono stata molto all'estero anche da ragazza, quindi mi portavo appresso un'idea di casa come rifugio, come approdo, come raccolta di quello che avanzava dalle altre vite. Le altre vite sono quelle della mamma, della nonna, della zia. Insomma, e da ognuno io ho preso delle piccole cose e ho composto questa casa. Se tu dovessi così chiudere gli occhi per un attimo, qual è la prima cosa che ti viene in mente legata a questa casa, per esempio? Il primo ricordo, che può essere, non so, un incontro, può essere una sensazione. Sì. Chi meglio di te può descrivere una sensazione, un incontro, insomma, una cosa? Beh, è stato molto buffo, perché quando io cercavo le case qui nella zona,
trovavo delle case molto caratteristiche, divertenti, tipo grotte scavate nei cunicoli, quindi soffitti basse, molto affascinanti, ma non erano case. Poi alla fine trovai un vecchietto che suonava la fisarmonica qua fuori, dalle Zi Pietro, che mi disse, ah, qui c'è una casa bella, vedrà, le piacerà, così. E mi portò davanti a questa, dove c'è questo portale, la scala, e così dice, però sa, ho paura che sia molto cara. Ho detto, a lei non si preoccupi, mi dica dove devo andare, così. E fu questo vecchietto a portarmi. E quando io sono entrata ho sentito che era la mia casa. Perché mi è piaciuto lo spazio, capito? L'entrare in questa stanza che ritengo molto armoniosa, con, appunto, come dicevo, con il soffitto alto, il camino, cioè mi è sembrata la mia casa, ho sentito che era la mia casa. Infatti feci il compromesso subito e nel giro di 3 mesi l'avevo comprata. Sei arrivata, insomma, hai preso possesso. Ah, sì, ho sentito che era giusto. Sì. Senti, cos'è l'emozione? Beh, il cuore in gola, è sempre qualcosa di forte. L'emozione può essere sia negativa che positiva. Sì. Cioè l'emozione dell'innamoramento, l'emozione dell'ira, l'emozione dell'indignazione, della rabbia, no? Cioè cos'è l'emozione? Cioè è legata ai sentimenti. Qui qual è l'emozione che circola di più, insomma, all'interno di questa casa? Per ma esempio, secondo me l'armonia. È una casa in cui non si può non essere felici. E infatti io sto bene solo qua dentro, quando vado a Roma voglio sempre tornare, perché è lo spazio che mi corrisponde. E avendo la possibilità di poter portare, per esempio, non so, in un viaggio qualcosa che c'è qua, ma una cosa sola, puoi scegliere. Qual è la cosa? Per esempio può essere un tuo quadro, oppure può essere, non so, ecco, una foto, può essere un oggetto, può essere in viaggio mi porto sempre un quaderno con una penna, perché ho bisogno di appunti, di fotografare le emozioni. Proprio quello che, insomma. Sì, sì, e qui è pieno di quaderni, pieno di diari, quindi. È più facile scriverlo o dipingerlo, quello che uno sente? Beh, è più facile scriverlo. Sì, eh? Sì, secondo me sì. Dipingerlo non arriva mai a quello che senti veramente. Che anche il quadro, diciamo, più perfetto non arriva mai poi. No, resta sempre, è proprio un inseguimento. Credo che sia una cosa che sia successa a quasi tutti gli artisti. Si dipinge furiosamente per raggiungere il quadro che non si dipingerà mai. Credo. Tu di che colore sei? Di che colore? Ah, questa. Io in realtà, essendo marina, sarei della gamma degli azzurri. Mm-hmm. Però poi in realtà mi piacciono anche i colori caldi. Alterno, capito? Cioè, ma l'animo umano è così, è colorato? Cioè tu che sei, insomma, dentro proprio i colori, le cose, eccetera. Dipende dall'animo. Ti immagini Hitler con l'animo colorato, rosa, lo vedi nero, no? Cioè proprio, proprio nero e oro, no? Cioè proprio. E la scelta, per esempio, delle cose, insomma, che ci sono qua, dei quadri che ci sono, insomma, come è avvenuta, come avviene? Perché, per esempio, si è più affezionati magari ad un quadro, no? Quindi si tende a metterlo magari in questo che è il salotto e che è la prima stanza che si vede quando si entra, e magari qualcun altro si mette in un'altra stanza. Cioè, qual è la cosa che ti fa affezionare di più a un lavoro rispetto ad un altro, magari? Farlo vedere prima, più in vista rispetto magari a qualcos'altro. Ma io qui ho messo una campionatura dei quadri che ritengo più rappresentativi. Qua dentro, in questa stanza? In generale. No, quanti ne ho fatti? Proprio tanti. Calcola che io dipingo da 40 anni, lavoro moltissimo. Calcola anche così con semplicità una cinquantina di quadri l'anno. Sì, no? Con semplicità. Sì, così quadri, poi ci sono le opere su carta, certo. I progetti, certo. Le cose, libri. Cioè, i libri, eccetera. Quindi, insomma, fa un po' il calcolo, non è poco. E guardando, per esempio, i quadri che ci sono qua, quello Mal d'Africa che mi raccontavi, quello lì, insomma, che ti ha dato poi la notorietà, si pensa nei momenti in cui li hai dipinti, cioè se tu li guardi, no? Oppure diventa poi un'abitudine, io anche quello mi chiedo, cioè nei momenti in cui c'è comunque un quadro che è stato dipinto da tanto tempo, no? Quindi si guarda un attimo, si ripensa a quel periodo, oppure diventa uno, passa, dice ma ormai c'è, insomma è tanto tempo che c'è, è stata una bella cosa, bellissima, mi ha dato, ecco, la notorietà, insomma tutto quanto, però è passato. È una domanda, mi piace, è bella e molto sensibile. Grazie. Come se ci conoscessimo da anni.
Tu me ne parli, quindi capita spesso, no, che venga qualcuno e preferisca anche qui con noi, preferisca Mal d'Africa a Erba oppure alla lettera Van Gogh. Quindi ogni volta che qualcuno me ne parla, io rivedo e rivivo quel momento. Quindi non ci si abitua mai, quello mi chiedo. Per fortuna no. Io perlomeno non mi ci sono abituata. Magari c'è qualcuno che si abitua dopo un po'. Forse non li vedi più. Cioè, per esempio, lì c'è un quadro di quando ero ragazzina, fatto grafico, così, con una donnina tutta intorcinata che sembra un feto, così. E proprio rappresenta me da ragazza, insomma, da giovanissima, che ancora dovevo sbocciare, che però ero piena di entusiasmo, anche, come posso dire, di ambizione, no? Di cose da voler fare, insomma, cioè mi ricordo che mi offesi tanto una volta e mi dissero che ero presuntuosa, perché per me presuntuoso era una cosa negativa, invece avevano ragione, ero molto presuntuosa da ragazza, cioè se no non avrei fatto niente. Senti, mi viene in mente una cosa, visto abbiamo detto che forse si sente la pendola, forse questa è anche una cosa che chiedo spesso: il tempo cos'è? Beh, il tempo lì ce n'abbiamo una, insomma, di pendola che ogni quarto d'ora super giù. Ma il tempo, tu lo sai benissimo, varia secondo dove sei, secondo le situazioni. Perché io sono. Ma sì, perché io per esempio sono una che è stata a lungo in collegio, 10 anni della mia vita, e quindi lì c'è un tempo lunghissimo, no? Perché non hai sollecitazioni esterne. Poi ci sono giornate in cui tu sei a Roma, prendi un aereo, ti ritrovi a New York o a Parigi o a Milano, nella stessa giornata ti sembrano passati 6 mesi, no? Quindi il tempo è qualcosa di relativo a quello che stai vivendo. Poi c'è il tempo che io vivo in questa casa, che è il tempo del viaggio interiore, dentro il quadro, dentro il libro. Di solito quanto dura il viaggio interiore? Cioè il biglietto quant'è? Il viaggio interiore ti toglie veramente il senso del tempo. Cioè tu stai in una giornata, dici oddio, ma hai veramente degli sbandamenti. Dici, ma quanto tempo è passato? No, sono passate 24 ore e tu però ti sei trovato magari scrivendo chissà dove, hai capito? Cioè, e come si fa a rientrare poi il binario giusto, insomma, nel ma qual è il esce binario giusto, scusa? Beh, quello che sì, è vero, cioè, hai ragione. Esiste un binario giusto, come esiste una vita normale, no? Nessuno di noi ha una vita normale, in fondo. Normale che vuol dire? È un concetto, un altro concetto. Dovendo dare una definizione della tua, quale può essere? Se c'è una definizione, insomma. Se della c'è mia vita? Facendone un quadro proprio, un qualcosa. Certo, domandine facili. Sono curiosa. No, la mia è una vita invidiabile sicuramente, perché sono riuscita a fare quello che volevo fin da bambina, come racconto nelle memorie. Esatto. E ho avuto praticamente tutto quello che desideravo, cioè ho avuto la possibilità di esprimermi, l'amore, il senso della vita, la gioia di vivere. Ho avuto dei dolori assolutamente insopportabili, però li ho superati, per forza, quello fa parte, cioè non è che puoi passare indenne, se no saresti così. Beh, non sarebbe nemmeno un superficiale. Certo. No, ci sono dei superficiali che tutto gli scivola addosso. Diciamo che tutto serve, anche il dolore, no? Però, insomma, io sono soddisfatta della mia vita. E un artista lo affronta in maniera diversa il dolore rispetto a una persona magari che fa un qualsiasi altro tipo, insomma, un'altra occupazione? Sai qual è il privilegio dell'artista? Che riesce a metabolizzare, scusa il termine, che riesce a vivere il dolore e ad alimentare la propria arte col dolore. Cioè, una persona felice... Può anche mettere su carta o su tela, insomma, magari una sensazione, una cosa, magari le altre persone non ce la fanno, non possono, no? Cioè, guarda, se ci fai caso, non è impossibile essere felici e poi stare delle ore chiuse in uno studio a scrivere o a dipingere. Per quale ragione? Se tu fossi costituzionalmente felice, appagato e sereno, gireresti tutto allegro, godendoti la vita e non facendo altro. Quindi c'è un margine di risarcimento, di autoterapia nel fare, sicuramente, nel dipingere o nello scrivere, ma anche di tale sacrificio e di rinuncia, cioè, c'è un rapporto molto monastico con questo tipo di scelta, se si fa,
sul serio, se non si fa per apparire ma per essere, no? Sì, quello è un discorso tra l'altro non facile, insomma, appunto, come cosa. Guardando d'intorno, per esempio, così oggi che manca? Qual è la cosa secondo te che può mancare? La domanda tipica. Io vi seguo. Che manca? Ma può essere qualsiasi cosa, eh? Tipo, abbiamo un artista, insomma, io non aspetto che mi dici un soprammobile. Penso che tu mi possa invece dire... io ti dico un soprannobile, ecco. Ti manca il premio Nobel. Inventa di questa. Che potremmo mettere qua. Sì, allora, così sul camino, no? E in attesa così di vedere un premio Nobel sul camino, ricordiamo Memorie di una pittrice per bene, Simona Veller, Ravagliano editore. E che possiamo dire? Buon, come possiamo concludere? Concludi tu, dai. Dunque, io alla fine del libro ho scritto: ho ancora tante cose da vivere e lo auguro a tutti. È detto da una biofila, come da una giusto? Biofila. Grazie. Prego, grazie a voi. Tutti biofili dovete essere.